Big match del girone H di Pia Categoria in scena Verrucchio tra i padroni di casa e Riccione. Le squadre arrivano da pareggio entrambe per 1-1 alla prima giornata di campionato, rispettivamente con San Clemente e Athletic Poggio. La partita entra subito nel vivo quando i rosanero vanno vicino al bersaglio dall'angolo. Bertagli impatta il pallone di testa, ma Tacchi si dimostra superlativo. Al 12esimo brutto infortunio a corsa Mazzocchi, il giocatore per cercare l'anticipo mette il piede a terra malamente, con il ginocchio che si gira sarà costretto a lasciare il campo, piuttosto auguri di pronta guarigione. 4 minuti più tardi Tolomeo recupera palla a centrocampo e tenta di sorprendere Maggioli con un pallonetto impossibile che si perde a fondo campo. In chiusura di prima frazione contropiede pericoloso per il Verrucchio, Tentoni apre per Genghini che in corsa spara a botta sicura, ma Endao allontana il pericolo. Dall'altra parte invece Tolomeo ad essere messo nelle condizioni di colpire, ma Semprini salva sulla linea un tiro non certamente irresistibile dell'attaccante riccionese. Ad inizio ripresa il Riccione però rimane in 10 uomini per l'espulsione di Endao, doppia munizione per lui e corsa anzitempo negli spogliatoi. Sembrerebbe che il Riccione potrebbe accusare il colpo, ma invece non è così, anzi è Tolomeo dall'altra parte d'astuzia a proteggere la sfera in area di rigore nella seconda colonna, ingannando anche il direttore di gara Guerra. Il replay a cura degli Sadrudi ci aiuta a capire meglio se c'è stato o meno l'impatto. Libero arbitrio, ma quel che è sicuro è che lo stesso Tolomeo si presenta da dischetto con Mangioli che indovina l'angolo, ma il pallone si infila alle sue spalle per l'1-0 ospite. Il Verrucchio cerca di rispondere con questa conclusione di Telinai, ribattuta da Tacchi in stile non perfetto ma efficace. Ma proprio al fotofinish il Verrucchio perviene al pareggio. La discesa sulla destra viene premiata con un tocco di mano di Sejas. Guerra decreta il calcio di rigore. Dal replay a cura degli Sadrudi si evidenzia il tocco col braccio in piena aria. Dal dischetto Genghini non tradisce l'appuntamento con la rete, decretando l'1-1 finale sul campo prima che Galesi perda le staffe e venga espulso per un fallo di reazione. Riccione addirittura i 9 uomini. Guerra nell'occasione perde anche il cartellino rosso puntualmente raccolto da un giocatore del Verrucchio, ma il caos prosegue verso il rientro negli spogliatoi. Un campo che non porta particolare fortuna al direttore di gara appartenente alla sezione di Rimini, in quanto già lo scorso anno dovette assistere a una lite tra due dirigenti durante la sua direzione. Verrucchio atteso domenica prossima dall'esame in esterna a Roncofreddo, mentre Riccione ospiterà la Bis Nova Feltia, altro big match del girone.